La mia prima domanda è: che cos'è esattamente Claps.me? Allora, Claps.me è un software, una web app che serve per creare siti internet, pagine singole o anche mini siti personali che possono essere utilizzati per sì, scopi personali o aziendali oppure eventi particolari, diciamo. Ok, come funziona esattamente? Funziona che si va sul sito claps.me, si inserisce l'email e si decide un nome di utente, uno username, e in 2 secondi è stato creato il tuo account perché non ti chiede più informazioni. E subito puoi cominciare a modificare la pagina e praticamente a giocare con tutte le app che ci sono all'interno che ti servono per disegnare proprio la pagina, cambiare i background. Cambiare i font, i colori, spostare l'immagine. Ok, dimmi, com'è nato esattamente? È molto divertente la nascita di Claps perché praticamente ero a Madrid a parlare con dei Venture Capital e praticamente per un altro mio progetto e sono stato bocciato per tante, come ti dico? E abbiamo fatto un'analisi, c'è stato un incontro lunghissimo di 3 ore, abbiamo fatto una carrellata di tutti i progetti nuovi, di tutte le start-up in America e ho scoperto che c'erano delle problematiche da affrontare, quindi sono andato subito in aeroporto perché non avevo più voglia di divertirmi a Madrid e ho cominciato a lavorare mettendo insieme tutte le parole chiave, tutte le keyword di questo incontro qua. E quindi Claps è praticamente il riassunto di tutto quello che ho pensato quella notte nell'aeroporto a Madrid. E ho voluto inserire su questo progetto tutti i fattori che potrebbero portarlo al successo. Ok, e il nome da dove deriva? Il nome deriva da Cloud App. Ok. CLAPP. Dimmi, quali sono le prospettive di crescita, nuove implementazioni future per Claps? Sì, allora, come crescita a livello d'utente, ti dico, c'è stato pochi giorni fa una sorpresa molto bella perché un ragazzo giapponese che si chiama Ikubon ha scritto un post sul suo blog. Perché ha trovato Clap e si è fatto la sua pagina e praticamente ha fatto tutte le schermate di tutti i passi che lui ha seguito per crearsi la pagina e niente, l'ha pubblicato. Subito sono cominciate ad arrivare una marea di giapponesi, stanno creando delle pagine bellissime. Ci sono già 50-60 nuove pagine al giorno. E siamo arrivati in una settimana, eravamo in 200 e qualcosa, adesso siamo in 500 clappers con tutti questi piccoli giapponesi che stanno creando delle pagine molto simpatiche. E dimmi appunto, invece come funzionalità avete prospettive di cambiamenti, nuove opzioni? Sì, proprio ieri è stata pubblicata la release Tokyo, proprio dedicata a questo evento che è successo, con l'integrazione del nuovo Twitter. E in pratica poi basta inserire il tuo username di Twitter e lui ti fa vedere lo stream di Twitter, però puoi integrarlo alla grafica, quindi puoi giocare con lo sfondo, fare la trasparenza, cambiare colore. E cambiare colore dei font è molto bella come implementazione. E subito faremo anche l'app per mobile e tablet perché è importantissima. E proprio adesso sto lavorando con l'integrazione sull'integrazione con Instagram, che sarà molto bella. Praticamente potrai fare una foto con il telefono e il tuo sito internet viene aggiornato subito. La grafica, il background viene aggiornato con l'ultima immagine che hai fatto su Instagram. Dimmi una cosa, Claps diventerà mai a pagamento? No. Allora, tutte le funzionalità basiche di Claps saranno sempre gratuite.
ovviamente nel nostro modello di business ci sono delle app, ci saranno delle app a pagamento, però sarà l'utente a decidere se ha bisogno di questa app o no. Un po' come funziona il modello del iPhone, no? Tu decidi se scaricare una gratuita o una a pagamento perché ti serve. Così funzionerà anche su Claro. Dimmi di più a proposito del modello di business. Modello di business. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza grosso perché è un progetto nuovo, è nato il 27 ottobre e quindi abbiamo dovuto fare tutto velocemente. Nel nostro modello di business, che non ti posso commentare perché è un po' in questo periodo, diciamo, la riservatezza è molto importante. Perché siamo in negoziazione con un investitore. È un modello di business interessante perché ti posso anticipare che, ad esempio, su Clubs, per una community, ad esempio, un gestore di telefonia cellulare potrebbe offrire ai suoi utenti la possibilità di creare una pagina personalizzata con il logo dell'azienda. E questo è molto importante. Bello a livello del marketing poter incrociare l'utente con il brand. Le aziende pagheranno per questo tipo di servizio? Sì. Ok. Dimmi invece, appunto, per quanto riguarda i tempi, insomma, le tempistiche, quando pensate di poter lanciare queste nuove funzionalità? Nuova funzionalità sta accadendo troppo tutto velocemente perché ad esempio Twitter è stato lanciato ieri, Instagram sarà lanciato sicuramente lunedì e diciamo che una volta a settimana sicuramente ci saranno degli aggiornamenti su Clubs perché ci sono tantissime app che si possono utilizzare. Ho fatto un giro di tante startup in questi giorni e ci sono delle cose veramente fantastiche su Startup List. E ho visto veramente di tutto. Per quanto riguarda i numeri, invece, puoi dirmi qualcosa? Quali numeri? I numeri di Clubs, visualizzazioni, utenti. Ah, ok, come utenti siamo, come ho detto prima, 500, tantissimi dal Giappone. Sì, come visualizzazione, siamo intorno a 1000 visitatori al giorno. E si pensi che no, non abbiamo speso neanche un euro in pubblicità. È stato tutto il passaparola e questi ragazzi che hanno scritto sui post anche dalla Spagna ci hanno scritto e ci hanno linkato tanto. E abbiamo tantissime visualizzazioni per il poco tempo che il progetto ha e che praticamente ancora nessuno conosce. Invece altre integrazioni con altri social piuttosto che altri servizi in vista? Sì, beh, sto pensando all'integrazione con Facebook, solo che io non vorrei far diventare Clubs un social network, perché vorrei che fosse più un strumento per promuovere il personal branding e quindi farlo diventare un social network vuol dire creare un profilo standard per tutti. E non vorrei questo, vorrei che ognuno avesse la possibilità di creare un profilo diverso dall'altro. E fare un collettore di tutti gli altri social perché si vede ad esempio una pagina su Facebook, la tua e la mia sono praticamente uguali, abbiamo le stesse cose, cambiano le nostre immagini, i nostri post, però il template, diciamo, il layout è sempre lo stesso. Certo. E su Cloud non deve succedere così, ma non deve neanche succedere il casino che c'era su MySpace, dove veramente venivano fuori delle pagine che sinceramente non erano molto belle, che è stato, diciamo, il grande successo di Facebook è aver creato questo standard del social network e in più in questo periodo creare un social network secondo me è una cosa, un'avventura un po' dura, no? Abbiamo un mostro che sarà difficile da battere. Google sta facendo questa prova con Plus. Però secondo me dietro ci sono delle dinamiche un po' diverse. Non penso che
adesso Google vuole diventare un social network e basta. Secondo me l'ha fatto per altri scopi. Chiaro. Insomma, che cosa dobbiamo aspettarci da Claps nel futuro prossimo? Dobbiamo aspettarci tantissime, tantissime pagine belle, perché e anche mini siti, perché ho visto che tanti stanno usando l'opzione più 5, che ti permette di aggiungere altre 5 pagine a quella pagina iniziale. E quindi ho visto che ci sono già delle aziende piccole che stanno creando il mini sito con Claps. E ci sono 7 diversi stili di menu da scegliere. Poi lo sfondo, puoi caricare l'immagine che vuoi e scrivere testi, collegare l'account di Twitter. E quindi mi aspetto che in tanti cominciano a usare Claps. Io ho una, diciamo, una. Mi piacerebbe arrivare a 400 nuovi Claps al giorno. È abbastanza dura, ma adesso siamo a quasi 40, quindi siamo al 10% del. Dell'obiettivo, insomma. Positivo, sì. Senti, hai detto che non vuoi che Claps diventi un social network, ma come lo definiresti effettivamente? Mi hai detto prima che cos'è, ma che definizione daresti? Un strumento per promuovere il tuo personal branding, perché è anche per divertirti soprattutto, perché Clubs ti aiuta a liberare quel designer che c'è dentro di noi, no? A volte si diceva in spagnolo, si dice de poeta y loco, todos tenemos un poco. De poeta e pazzi, abbiamo un po'. E io penso che anche di designer abbiamo un po'. E in più è molto importante per all'ora di trovare lavoro. Tantissime aziende, ho letto delle statistiche, praticamente più del 60% delle aziende italiane stanno cercando in internet prima di decidere di assumere una persona e quindi trovarsi una pagina bellissima creata da te, quindi anche a livello personale stai dando è uno specchio della tua persona nel web e stai dando un'immagine di te giusta, vuol dire che avrai più possibilità di un altro che non ha una pagina Claps, e quindi mi piacerebbe che questo strumento aiutasse a tante persone a mostrarsi veramente come sono, mostrare anche le loro capacità. Guarda, decidono dei font, ci sono dei font bellissimi, ma cambiano i colori, fanno delle combinazioni con i background e tutte queste cose parlano molto alla persona. E sono contento che stia funzionando e la prova è che 40 nuovi claps al giorno è un numero bello. Insomma, quindi sia personal branding per gli utenti, sia comunicazione per le piccole aziende, giusto? Esattamente. D'accordo. Gianni, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Figurati, grazie a te.